10 giorni che Marcel viaggiava con Pelin e Mary, ma non erano ancora riusciti a raggiungere il circo dove lavoravano i genitori di Marcel. Mary e Pelin sono costrette a fare delle tappe nei villaggi per lavorare e guadagnarsi il denaro necessario, e perciò il loro viaggio non poteva essere veloce come volevano. L'unico a non preoccuparsi era Marcel, felice di viaggiare con Pelin, che a sua volta aveva un compagno. Barone, hai già mangiato tutto? Non era abbastanza per te? Sei un ghiottone, sai? Aspetta. Allora, barone, ti darò questo pezzo di pane. Ma devi guadagnartelo. Ora ti insegnerò a fare un giochetto. Se lo rifai, avrai questo pezzo di pane. Allora, barone, salta questa corda. Avanti, vieni, non è molto difficile. Ma non hai capito cosa ti ho detto? Se vuoi questo pezzo di pane, devi saltare. Sei bravissimo. Coraggio. Non devi passarci sotto, ma devi saltarla. Non hai capito cosa voglio? Sono pronta, Marcel! Tu sta a guardare. Hopla! Ecco, hai visto come si deve fare? Avanti, provaci, barone! Coraggio, barone, salta! Cosa aspetti? Non è difficile da saltare. Coraggio, provaci, barone! Oh. Ah, avanti, barone, devi saltare! Saltare! Sono scoraggiato, è un cane veramente impossibile. Coraggio, provaci di nuovo. Tu sei capace di farlo, te lo dico io. Prendi la fune, Pelin. Se non salti adesso, sei veramente senza speranza, barone. Su, prendi la rincorsa. Coraggio, provaci! Salta! Oh. Barone! Oh no! Non obbedisce mai a nessuno. Lui pensa di prendersi gioco di me. Se fosse in te lo lascerei perdere. Con me quel cane non l'avrà vinta. Sarà una fatica inutile. Ehi, voi due, muovetevi. Va bene.
Io guardavo come faceva mio padre quando voleva ammaestrare gli animali. E ho imparato una cosa. Ci vuole tempo per riuscire ad addestrarli. E tanta pazienza, sai? Però tu sai che non tutti gli animali riescono a imparare. E poi mi sembra che Barone non ne abbia proprio nessuna voglia. Certi animali fanno dei progressi molto rapidi e altri sono molto più lenti. Ma qualsiasi cane sarebbe capace di fare un giochetto così semplice. Io non credo che Barone sia un cane stupido. È semplicemente troppo pigro. Non gli piace assolutamente di essere addestrato. È un cane impertinente. Ma sta tranquilla, riuscirò ad insegnargli qualche giochetto prima che noi ci separiamo. Io non ci credo troppo. C'è già un paese in vista, ragazzi. Sei molto bella, zia Mary. E stai molto bene con quel vestito. Grazie, Marcel. Bravissimo. Oh, guarda il cane, guarda. Ascoltate, signore e signori. Non volete una vostra fotografia? Noi vi offriamo l'occasione di avere una vostra foto. Costituirà il ricordo di un momento felice della vostra vita. Mia madre è un'ottima fotografa. Signore e signori, osservate cosa siamo capaci di fare. Questa che vedete è una fotografia dimostrativa. È molto bella. Sì, sì, la mamma. Certo. Sì. Oh. Bravo, bravo, sì. Niente, non gli dà ascolto. Smettila! La vuoi smettere di leccarmi la faccia? Sei soddisfatto adesso? Barone, aspetta! Vieni qui, sei t'acchiappo! Coraggio, venite avanti, scatteremo la vostra foto! Te lo ripeto ancora una volta, io non mi arrenderò mai. Io sono sicuro che riuscirò ad ammaestrarti, ricordatelo. È quello che ho promesso a Pelin. E ti garantisco che io mantengo le mie promesse. Sarà peggio per te se continui a fare lo stupido. Fermate il carro! Che cosa succede? Ferma subito il carro, Pelin. C'è l'asse della ruota che sta per spaccarsi. Ferma, palicare, ferma! Guardate, l'asse si è rotto. Ah, è vero. Se non te ne fossi accorto, il carro si sarebbe sicuramente rovesciato. Bisogna ripararlo immediatamente. E chi può ripararlo? Non possiamo andare avanti. Dobbiamo cercare subito un fabbro. Questo è davvero un guaio. Quanto sarà distante il prossimo paese? Secondo me, però, non può essere molto lontano. Sì, che guaio. Dovremmo chiedere al fabbro di venire qui? Non so. Comunque ora dovremo andare avanti molto lentamente e nessuno può salirci su. Va bene. Voi due seguite il carro osservando attentamente la ruota. Io farò in modo che Palicare vada molto piano. Bene. Scendi anche tu dalla cuccia, non puoi stare sul carro, intesi? Ubbidisci, Barone, scendi dal carro. Allora cominciamo a muoverci. Fate molta attenzione. Coraggio, Palicare, dobbiamo andare molto lentamente. Non metterti a correre. Che cosa faremo se non troviamo un fabbro nel villaggio? Ci sarà qualcuno in grado di riparare la sal? Sì, forse è vero. E se non si potesse riparare? Si può riparare facilmente? No, è impossibile. Dovrò rifarne uno nuovo. Un bel guaio. Se è così, quanto ci vorrà per rifarlo? Beh, al minimo mi ci vorrà tutto domani. Non è possibile ripararlo entro domattina. Dovremmo rimetterci subito in viaggio. Sì, certo, capisco che tu hai fretta, ma ho anche altri lavori da portare a termine. Se riuscirete a farlo entro domattina, ci sareste di grande aiuto. Certo, capisco.
Ma anche lavorando con la massima fretta non sarò pronto prima del pomeriggio. E va bene. Fate del vostro meglio, allora. Lavorerò solo per voi, ma il lavoro urgente costerà di più. D'accordo. Allora dobbiamo fermarci in questo villaggio? Sì, siamo costretti. Potreste fare qualche fotografia? Ma noi ci troviamo alla periferia del paese e non sarà facile trovare della gente. Purtroppo siamo distanti dalla piazza principale. Potremo sempre caricare il materiale sul dosso di Palicare. Ma le negative non posso svilupparle all'aperto. Ho bisogno del carro. Senti, mamma, perché intanto non ci avviciniamo alle case del villaggio? Va bene, tanto è inutile star senza far niente fino a domattina. Hai ragione, Pellin. Guarda, che cosa stanno facendo? Ah, ah. Signore, cosa stanno facendo quelli laggiù? Ah, quelli stanno festeggiando un matrimonio in casa di Leone. Evviva! Un matrimonio! Andiamo là. Fa presto, zia Mary! Quella è sicuramente una buona occasione. Pelin sta parlando con loro, ma forse non le daranno retta perché è soltanto una bambina. Bene, ci vado io. State più vicini. Lo sposo alzi un po' il viso. Guardate da questa parte e fate un bel sorriso. Così. Adesso rimanete fermi come siete. Se vi muovete la foto non verrà bene. Io non mi muovo. Siete pronti? Sto per scattare. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bene. Ecco, la foto è fatta. Signore e signore, ora tocca a voi mettervi in posa. Oh, ha detto che ci fa la fotografia, evviva! Ehi, non vi dimenticate di me! Buona, buona questa, signore. Dai, moglie, bevi anche te, dai, moglie, viva gli sposi! Viva! Le persone della prima fila devono mettersi sedute. Il signore che si trova a destra, per favore, si avvicini agli altri o non sarà inquadrato. E chi è dietro agli altri si sposti in modo da vedere la macchina fotografica. Ehi, vedi la macchina? La vedo doppia. Spostati, nonno, resti nascosto dietro. Ho detto che ti devi spostare, nonno. La smetti di soffiarmi sulla nuca. Fate presto, voglio di bere un bicchiere di vino. Sei già ubriaco. Quel signore anziano e gli altri si spostino un po' più a destra, altrimenti restano fuori dalla fotografia. Mamma, come sta la sposa? Si vedono i fiori? Benissimo. Ora tutti stiano fermi, eh? Ah, il nonno, per favore, deve alzare un po' la testa. Io te l'avevo detto che ti dovevi spostare, nonno. Gabriele! Fate presto, io siete. Adesso state fermi, per favore. Ci vuole ancora un po' di pazienza, ancora un po'. Oh, Palicare! Che cosa stai facendo? Oh, non muovetevi, per favore. Somaro sta bevendo il vino. Di chi è quel Somaro? Della signora che fa le fotografie. Oh, no! Palicare! Sentite, ma che cosa fai? Signora, non vi preoccupate per il vino, ne ho la cantina piena. Intanto facciamo la fotografia. Un sorso di vino non fa male a nessuno. A quanto pare anche il vostro Somaro ha voluto festeggiare il matrimonio di mio figlio. Allora, vogliamo sbrigarci a fare questa fotografia? Finalmente! La facciamo subito. Attenzione, sto per far scattare la macchina fotografica, attenzione! Fermi, per favore, state fermi! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
7, 8, 9, 10. Ecco qui, e la foto è fatta. Oh. Ah, vediamo come è venuta la fotografia. E vino! Ma come mai? Avrei giurato che fosse piena di vino. Ma chi l'ha vuotata? È stato il somaro. Ehi, Gabriele, porta altro vino in tavola. Ah! Un somaro che traganna vino è veramente un animale meraviglioso. Che cosa hai combinato, Palicare? Ti sei comportato come un vero ubriacone, vergognati! Devi aver bevuto parecchio vino per puzzare così, Palicare. Ha svuotato una botte intera. Chissà se riuscirà a portare la cassa fino al carro. Speriamo di sì. Cosa è successo? Non sei riuscita a trovare Palicare? No, purtroppo si deve essere nascosto nel bosco. Lo abbiamo cercato dappertutto, ma non siamo riusciti a trovarlo. È un grosso guaio. E adesso che cosa facciamo, mamma? È quasi buio ormai ed è inutile avventurarsi nel bosco per andarlo a cercare. Lo cercheremo domani mattina. Speriamo di trovarlo. Non può essere andato molto lontano. Palicare era completamente ubriaco. Me ne sono accorta. Se non ritrovassimo Palicare domani mattina, cosa faremo col carro senza l'asino? Lo ritroveremo, te lo assicuro. Ma con quella corsa che avete fatto avrete fame. E visto che c'è un'osteria nelle vicinanze, perché non andiamo a mangiare, eh? Mamma, hai finito di sviluppare le negative? Sì, sono venute piuttosto bene. Venite, andiamo. Beh, potrebbe anche darsi che mentre ne mangiamo Palicare ritorni da solo al carro, non credi, mamma? Sono sicura che dormirà fino a domattina in mezzo al bosco. E poi con le luci dell'alba ritornerà. Nessuna traccia di Palicare. Ehi, barone, svegliati! Barone, svegliati! Vieni, dobbiamo andare a cercare Palicare. Palicare! 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 Palicare, dove sei? Palicare! Barone, non avete ancora trovato Palicare? Bene, se Marcel è andato da quella parte, io andrò da quest'altra. Palicare! 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 Palicare!
Speriamo che non si sia inoltrato troppo nel bosco, sarebbe un bel guaio. Ma dove diavolo si sarà cacciato? Se lo sapessimo, il problema sarebbe già risolto. Stammi bene a sentire, barone. Se tu fossi veramente un cane in gamba, troveresti i palicari. Avanti, cercalo. Non lo avete ancora trovato? No. Visto che non si è fatto vivo, nonostante le nostre chiamate, deve essersi addormentato profondamente. Già. Io continuo da questa parte e se nessuno di noi lo trova, ritorneremo qui. Sì. Va bene. Allora, io vado a cercarlo da questa parte. Tu, barone, invece andrai a cercarlo per conto tuo. Marcel ha ragione. Ognuno di noi deve andare a cercarlo in una direzione diversa. Tu dovresti andare da quella parte, barone. Palicare! Palicare! Se il prode barone non avesse ritrovato Palicare, come sarebbe andata a finire per Pelin, per sua madre e per il loro nuovo compagno di viaggio Marcel? Buona il cuore più leggero, ma per me.